un certo di spazio di festa che rimane a disposizione del sindaco. E tra l'altro, con i microorganismi che stanno all'interno del vino e stanno all'interno della cantina, si ha lo sviluppo in determinate condizioni della flora. La flora è un saccharomicete che di fatto elabora, cambiando completamente il suo metabolismo, appunto diventa ossidativo, e trasforma l'alcol già presente nel vino in queste sostanze così particolari che ne costituiscono il vino. Tenete conto che è un vino, da questo punto di vista, un po' magico, se ci pensate un secondo, perché qualsiasi vino in queste condizioni diventerebbe acceso. Qualsiasi vino che va incontro ad un contatto con l'ossigeno così importante, una volta terminata la sua evoluzione, diventa acceso. La vernaccia no, la vernaccia in sé ha questa sua magia che è dovuta fondamentalmente a una gradazione alcolica di partenza quasi stratosferica, cioè pensate che viene via con un grado di zucchero dai vigneti che corrisponde a circa 15 gradi alcol. Quindi questi 15 gradi alcol con un verso vengono poi elaborati, vengono consumati nella produzione di tutto il bouquet aromatico della vernaccia, ma allo stesso tempo, come accennava Andrea, vengono pian pianino concentrati per via della lavorazione della molecola d'acqua. Quindi qui troverete un prodotto che nel tempo non solo si evolve, non solo si sviluppa ed elabora questo suo bouquet, ma un prodotto che si concentra in tutte le sue componenti gustative e olfattive, per cui a distanza di 10 anni, come nel nostro caso, avete un prodotto come quello che vi abbiamo presentato, ma la vernaccia tranquillamente aveva 15, 20, 25 anni di evoluzione, sempre concentrando queste sue aromaticità. Il gioco degli abbinamenti ci porta a sposare una tradizione, cioè quella della vernaccia con il mostaccione, questo dolce romboidale che vi abbiamo portato qua. Sempre pasta di mandorle come base generale, però qua ci sono anche delle componenti aggiuntive come la leggera cappatura e le zeste di agrume che si dovrebbero sentire. Si speziatura, c'è una cannella piuttosto evidente, e poi le zeste di agrume. È un abbinamento di tradizione che, torno a dire, un po' riprendo il discorso della malvasia, preferiamo spostare lontano dai pasti. Quindi se si vuole fare un abbinamento, questo è ciò che consigliamo, oppure un ritorno all'amaro della mandorla con l'amaretto, oppure semplicemente un bicchiere di vernaccia dopo cena, chiacchierando e veramente chistionando, no? come si diceva prima del più e del meno, giusto per tenersi compagnia. Bene, allora passiamo alla vernaccia particolare. Sentire qualche ora si cambia ancora profilo, quindi magari se su questi abbinamenti e su queste vernacce secche, ma le secche ci vuole raccontare qualcosa, siamo pronti. Se no andiamo ancora. Sono tutti timidi, faccio io, prima fila siete tutti timidi, sono tutti più giovani, diteci almeno se sono vini che gradite come approccio sensoriale, perché normalmente richiedono una preparazione, un approccio diverso, voi che siete giovanissimi, posso darvi una cosa? Buongiorno a tutti, intanto noi siamo giovani enologi, quindi laureati da poco, notevolmente interessati a quello che è il mondo del vino. In particolare per quanto riguarda lo stesso, qua troviamo poi loro concordano, un uso di questa tecnica che è particolare, quindi non va a invadere fino ad arrivare poi come succede a volte in effetto. Per quanto riguarda il penultimo, quello che abbiamo assaggiato, io trovo anche un equilibrio dal punto di vista dell'acidità interessante. Due sarebbe l'ultimo? No, tre. Sì. Un equilibrio dal punto di vista appunto dell'acidità, e poi si riflette anche con la stagione di quell'annata. E quindi secondo me è estremamente interessante. Bene. Di dove siete? Milano, sì, dove si è andato Milano. Quindi non c'è già anche un avvicinamento culturalmente più evoluto a questi vini così difficili. Ci fa piacere, insomma. Come si è rivolto, ma sicuramente anche nello
bisogno su qualche modo di gestire e di affinare. Intanto i profumi dell'ossidativo richiamano a volte, non so, se non proprio la Macedonia è rimasta purtroppo più libero, sensazioni, se non proprio muscolose ma simili, quindi sicuramente qualche traccia, magari a volte anche qui per esempio adesso con un po' di temperatura di zenzero, la scorza di ginger si sente bene, che a volte, però anzi abbastanza spesso nei vini, direi che è un po' una convergenza aromatica più che di origine, cioè un'analogia aromatica che però magari è origine diversa. Poi non credo che ci siano quelli di cose. No, se posso dirvi la mia, sull'arancia praticamente mai abbiamo riscontrato attacchi di muffa nobile. Non si verificano quelle condizioni per tutta una serie di ragioni microclimatiche di maturazione del grappa. Immaginavo, la mia domanda era proprio questa. Qualche volta però lo abbiamo riscontrato sulle malvasie. Sulle malvasie ci sono annate particolari con evoluzioni particolari del tempo durante l'autunno, per cui si possono manifestare praticamente degli attacchi di potenza e in quel caso lì gli enologi più attenti tendono a valorizzarla, quindi fanno due endemi. C'è stato il 2014 in cui un produttore si è proprio lanciato a fare una malvasia di cosa potentizzata. Altro mondo. Certo, sì, ma visto che per partenza non c'è, grazie, però è interessante, è lo stesso. Bene, possiamo passare all'ultimo vino, siamo sempre nel territorio delle Ristarenze, ora Andrea vi racconta di un'altra, un'ulteriore interpretazione della vernaccia. Questo è un po' sorprendente per me, non so perché. Sono stati chiari a vendersi, quindi l'interpretazione della vernaccia che ricorda più alcuni passivi più famosi potrebbe essere interessante. Anche in Toscana, anche altre zone abbiamo visto dove c'era un zampo, l'altro che era un ossidativo, che aveva una sterzata negli anni 90 e 2000 verso un passivo, tradendo molto lo spirito originario che era simile a quella matita di cosa, cioè l'interpretazione del pomeriggio e non da fine pasto. Dicevo che anche in particolare questo spostamento verso la versione passiva della vernaccia è interessante perché fa vedere che il vino può dare esatto il risultato di questa versione. Un vino interessante nel senso che sempre che appena ci mettiamo il naso ritornano quelle classiche sensazioni di passivo che può essere batteria, vivo, può essere un pochino più meno originale, però anche qui se lo scambiamo ci sono delle sensazioni ferrose, iodate, sensazioni di c'è una nocciola, c'è il pinolo, c'è il mandorino, ci sono alcune note che noi troviamo in altri passivi isolati in Italia, questo perché la vernaccia di partenza ha un'aromaticità diversa. Quando lo assaggiamo sentite che anche qui il richiamo è molto forte invece in bocca, perché non c'è tutto quella dolcezza che ci saremmo aspettati, dal naso ci saremmo aspettati adesso non so in termini di gradazione quanta dolcezza c'è qui, ma in realtà credo poco, perché se 16,5 l'alcol vuol dire che i zuccheri rimasti in giro sono ben pochi, quindi non siamo a 150 grammi di zucchero, ma saremo tra 50 e 80. Quindi è bello questo perché veramente regala, questo potrebbe essere un prodotto che avvicina gli amanti dei passivi al gusto della vernaccia di Ristarenze. Quindi da questo punto di vista secondo me è un prodotto molto delicato, perché non è un passito modaiolo solo dolce, ma c'ha già alcune note sia ossidative sia soprattutto di secchezza al palato che lo spostano anche a livello di abbinamento di collocazione all'interno di un pasto, non solo sui dolci. Tant'è che siamo addirittura dopo i dolci, no? Perché se il maggio dovrebbe essere l'ultima cosa prima di alzarsi dal tavolo. Sì. Il gioco continua e termina con l'ultimo degli abbinamenti. La bocca, insomma, sapete che non è straca se non sa di vacca, per cui abbiamo cercato di chiudere come
come dovrebbe essere con un formaggio che si abbina a una vernaccia di classe così elevata. E purtroppo, scusatemi, non si tratta di latte di Teo attivata, ma si tratta di latte di pecora. È un formaggio erborinato comunque in Sardegna, quindi base latte di pecora, proviene dalla zona centro-nord dell'isola. Lo avevamo scelto in casa perché ne conoscevamo le caratteristiche e poi siamo stati sorpresi molto piacevolmente una volta che abbiamo scartato qua le mezze forme, perché ci siamo trovati in fronte un po' fantastico per l'equilibrio. Già trovate un latte di pecora che ha la sua aromaticità, in più metteteci questa morbidezza, quasi la pasta si fonde in bocca, non ci sono grumi, di una palatabilità veramente incredibile. La stessa sapidità, quindi l'aggiunta di sale, è molto moderata, e la stessa aromaticità e tendenza maronna dovute all'intervento del penicillium, quindi la muffetta che lo fa maturare, è ugualmente perfettamente dosato. Quindi abbiamo detto, forse ci troviamo di fronte a un'ottima occasione per abbinare la nostra grande vernaccia ad un grande erborinato di pecora. Nel magazzino di lavoro, nel retro bottega, un'oretta fa circa, le cose sono andate splendidamente. Vediamo se anche per voi il percorso, la propria sensoriale è altrettanto diversa. La vernaccia è la vernaccia dell'azienda Orro, un'azienda giovanissima che ha deciso proprio di dedicarsi in tutto e per tutto alla produzione di questo tipo di vino, tra l'altro riscoprendo la tradizione di famiglia, portando ovviamente il vino di eccellenza che avete potuto sentire. E tra l'altro credo di poter riprendere quel messaggio che ci lanciava Andrea in apertura con la Malvasia, con la prima vernaccia, quando richiamava la scolarità di questi vini, il profumo delle erbe estive, in cui l'elicrisio, che citava poc'anzi, secondo me è particolarmente evidente. Per cui giocate pure con l'abbinamento del quarto vino, della vernaccia passita e dell'erborinato, e poi permettetevi di chiedervi due impressioni che vorrei riportare sia al produttore del vino che